Ciao ragazzi, allora siamo qui con questo nuovo video, un video che avevo preannunciato ieri e dunque siamo qua per parlarne insieme. Che squadra tiferò per i mondiali? Ecco, questo è un video molto molto interessante perché, secondo me, perché vi spiegherò il mio punto di vista dei mondiali. Un punto di vista che è indipendente dalla qualificazione o meno dell'Italia, perché è un discorso molto più ampio. Allora, io comincio a dire che la nazionale italiana di calcio non la tifo a prescindere. Dal 2006, che poi quando è con gli amici ti fai trascinare le cose così, quindi simpatizzi, volendo dire, la nazionale, quello ci sta. Anche perché comunque, poi vi spiegherò anche perché a quel punto lì mi sono trovato quasi a tifarla la nazionale, ma questo arriviamo dopo. Allora, cominciamo a dire che sicuramente tiferò la Tunisia, perché mio padre è nato là e quindi ho sempre avuto una simpatia per la nazionale tunisina, ben sapendo però che la strada della Tunisia verso il mondiale probabilmente finirà ai gironi, però comunque diciamo che comincerò sicuramente tifando la Tunisia. Ma il mio vero tifo che rivolgerò al mondiale è rivolto verso tutti i giocatori che giocano nella Juve, cioè vi spiegherò come, adesso vi spiego come praticamente guarderò il mondiale. Sinceramente guarderò tutte le partite e farò degli speciali perché mi piace, però per dire, c'è Uruguay, dico di nome a caso perché non ho presente i gironi adesso a memoria, però Uruguay, Costa d'Avorio, non c'è, tifo Uruguay perché c'è Bentancur, che ne so io, se ci fosse Francia, che ne so, Belgio, tiferei la Francia perché c'è Matuidi. Ci fosse ad esempio Francia-Germania, non mi interesserebbe molto perché c'è Matuidi nella Francia e che dire nella Germania. E poi per esempio un altro esempio che posso fare, che ne so, c'è invece Brasile-Argentina, tiferei Argentina. Perché? Perché nell'Argentina ci sono due giocatori della Juve e nel Brasile uno solo. Ecco, questo più o meno sarà come vivrò io il mondiale da esterno, praticamente da tifoso juventino, perché alla fine è bello vedere i mondiali, però non c'è la tua nazionale, non c'è, quindi devi avere degli stimoli. Lo stimolo unico è tifare i giocatori della tua squadra di club. Credo che non è inutile fare ipocrisia, credo che i tifosi della Roma, del Napoli, dell'Inter e del Milan faranno uguale, no? Cioè, tiferanno, anche se poi non è un vero e proprio tifo, io dico tifo, in realtà simpatizzeremo per le squadre dove ci sono i nostri calciatori. Anche perché adesso vi faccio vedere un dato, adesso vi faccio vedere un poster. Ecco, questo è un poster che presi dal sito della Juve, probabilmente ho fatto un unboxing, quindi se andate sotto vedrete l'unboxing, questo qua, no? E qua vedete che ci sono tutti i record. Ecco, a un certo punto qua in basso, che non so se si vede, mi sposto un po', c'è 24, maggior numero di campioni del mondo, 24, e ci sono tutti i giocatori che hanno vinto il mondiale da quando giocando nella Juve, quindi è 34 Bertolini, Borel, Combi, Caligaris, Ferrari, Monti, Orsi, Wagner, Rosetta, 38 Foni e Rava, 82 Zoff, Cabrini, Rossi, Gentile, Scirea e Tardelli, 98 Deschamps e Zidane, 2006 Buffon, Cannavaro, Del Piero, Camoranesi, Zambrotta. Ecco, quindi è normale che mi piacerebbe che questo è un record assoluto mondiale e mi piacerebbe continuare, che la Juventus continuasse con questo record. Quindi chiaramente il mio sogno sarebbe vedere l'Argentina, perché la Juve ne avrebbe due e staccherebbe il Bayern abbastanza, insomma staccherebbe ancora di più il Bayern. Quindi ecco, questo è come chi tiferò il mondiale. La risposta è semplice: tiferò le nazionali oltre la Tunisia più le nazionali dove giocano giocatori della mia amata vecchia signora.